Buonasera, benvenute e benvenuti alla Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo. Grazie di essere con noi, anche a nome della nostra dirigente, la dottoressa Cinzia Guerrini, che non può essere qui perché è trattenuta da impegni amministrativi. Il presidente del Consiglio regionale della Toscana, l'ingegnere Antonio Mazzeo, ci ha mandato il suo saluto chiedendoci di leggerlo per lui. Lo faccio quindi molto volentieri. Buonasera a tutte e a tutti, vi chiedo scusa per non riuscire a collegarmi con voi come avrei voluto, ma ci tengo davvero molto a farvi arrivare almeno un saluto a nome mio e di tutto il Consiglio regionale in apertura di questa bella iniziativa. Voglio ringraziare di cuore la nostra biblioteca per il lavoro che ormai da anni sta portando avanti insieme alla Fondazione Palazzo Strozzi, con il coordinamento di Ludovica Sebregondi, per dare vita a questo appuntamento. È bello e significativo che in occasione di ogni mostra realizzata dalla Fondazione ci sia la possibilità di allargare l'orizzonte anche al di fuori del luogo fisico di allestimento, aprendosi a tutto il territorio regionale, proponendo opere collegate alla mostra stessa e ospitate in istituti culturali toscani. A maggior ragione, dopo questi mesi durissimi, in cui a lungo abbiamo dovuto rinunciare all'arte e alla cultura, iniziative come questa sono da apprezzare, da valorizzare e da promuovere il più possibile. Stiamo lentamente e faticosamente provando a tornare alla nostra normalità. E ammetto che proprio il riappropriarci di questi luoghi e di queste opportunità è stata ed è per me una delle emozioni più forti. In questo caso, in particolare alla mostra American Art 1961-2001 da Andy Warhol a Kara Walker di Palazzo Strozzi, si accompagna un fuorimostra che propone 21 tappe in Toscana per approfondire da un lato l'arte americana, ma dall'altro per dare a tutti l'opportunità di conoscere meglio il nostro territorio. Un connubio che trovo straordinario e che rappresenta l'essenza stessa di una regione come la nostra, che possiamo dirlo senza paura di essere smentiti, è davvero unica. Sperando di poter aver presto l'occasione di incontrarci anche di persona, vi ringrazio di nuovo per il vostro lavoro e auspico il successo che merita a questo fuorimostra. Antonio Mazzeo. Grazie al Presidente per questo suo saluto. Come sapete, la collaborazione con la Fondazione Palazzo Strozzi continua da diversi anni, ma oggi è un momento speciale per noi perché dopo tanto tempo è il primo appuntamento che realizziamo con la Fondazione a distanza, in una modalità nuova con loro via webinar. Solitamente ci si trovava nella nostra emeroteca, nel nostro salottino blu, e era bellissimo poter ascoltare Ludovica Sebregondi insieme ai nostri utenti, approfondire con lei i nuovi aspetti della mostra che era in corso, scoprire le nuove tappe legate alla mostra presenti appunto sul nostro territorio, grazie al fuorimostra. Siamo però sicuri che anche questa formula a distanza sarà interessante. E siamo molto felici di poter avere con noi oggi anche alcuni dei protagonisti del fuorimostra che presentiamo, ossia alcuni rappresentanti degli istituti culturali toscani che ospitano le opere collegate appunto alla mostra American Art 1961-2001 da Andy Warhol a Kara Walker. Li ringrazio quindi davvero per la loro presenza da noi oggi. Ringrazio Natalia Cangi, rappresentante del piccolo museo del diario di Pieve Santo Stefano, con cui abbiamo già avviato in passato una collaborazione che mi fa molto piacere ospitare di nuovo da noi. Stefano Pezzato, che rappresenta invece il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato, e il professor Carlo Sisi della Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi di Arezzo. Vi invito davvero a visitare naturalmente la mostra, ma anche tutti i 21 luoghi dell'itinerario toscano che sono collegati ad essa e che trovate appunto indicati nel fuorimostra. Come sapete, la biblioteca per ogni incontro propone un supporto bibliografico. Questa volta lo abbiamo dedicato appunto all'arte e la cultura americana in Toscana, una piccola bibliografia che trovate sul nostro sito web e che ci auguriamo possa essere di stimolo per le vostre letture. I libri che trovate indicati nella bibliografia possono essere presi in prestito, come sempre, da noi in sede, su prenotazione, ma anche rivolgendovi alla vostra biblioteca più vicina e richiedendoli quindi in prestito con il servizio di prestito interbibliotecario.
Per chi abita in Toscana poi abbiamo attivato anche il prestito a domicilio, quindi riceverete in questo caso il libro attraverso raccomandata. Vi invito anche a tenere d'occhio il nostro sito web, perché come sempre rendiamo poi disponibili sul sito i video di tutti gli incontri che realizziamo, che abbiamo realizzato in questi anni. Quindi se vi siete persi qualche appuntamento relativo ai fuori mostra degli anni precedenti, potete recuperare guardando il video appunto sul nostro sito. La biblioteca riprenderà poi con i suoi appuntamenti subito a settembre. In particolare venerdì 24 settembre andremo a Bagno Vignoni in compagnia di Simone della libreria Librorcia e di un paio di autori di cui non vi svelo ancora il nome. Sarà la seconda tappa, il secondo appuntamento del ciclo A Spasso in Toscana, quando il viaggio inizia tra i libri. Un viaggio che, come sapete, sarà lungo perché avrà 10 tappe, come 10 sono le province toscane, e che si articolerà quindi in più anni. Un viaggio che non faremo da soli, ma in compagnia di chi conosce meglio di noi il territorio, quindi gli scrittori e le librerie indipendenti. A ottobre riprenderanno anche gli appuntamenti del ciclo Internet e diritto. Avremo un incontro dedicato alla smart home, quindi alla domotica e al diritto. E ottobre sarà anche l'occasione per festeggiare insieme i 50 anni di vita della Biblioteca Consiliare, che è nata nel 1971 e che poi, attraversando varie fasi, è diventata quella che conosciamo oggi, cioè la Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo, proprio dal 2016. L'incontro di oggi è trasmesso in streaming sulla pagina Facebook, sul canale YouTube del Consiglio Regionale della Toscana. Come sempre abbiamo previsto uno spazio per le domande che potete porre durante tutto l'incontro nei commenti della pagina Facebook. A queste domande, che verranno raccolte appunto durante lo svolgimento del nostro appuntamento, i relatori risponderanno in coda all'incontro. Quindi rimanete con noi fino alla fine. Lascio la parola a Ludovica Sebregondi, coordinatrice dell'incontro, che ringrazio di cuore per questo appuntamento e che ci presenterà i prestigiosi ospiti di oggi. Grazie a tutti. Grazie Katia, grazie anche di questa possibilità. È veramente una grande gioia quella di ricominciare con questa, che ormai è diventata un'abitudine, la presentazione del Fuori Mostra presso la Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo. E anche perché è sempre stata un'occasione per esplorare questi luoghi della Toscana in qualche modo collegati alla mostra di Strozzi, e nei vari anni, sono ormai parecchi da quando abbiamo cominciato e molte le mostre, in qualche modo abbiamo potuto esplorare temi completamente diversi, periodi diversi, se basti pensare che si passa da, appunto, è stato dai Weiwei, siamo passati poi a Verrocchio, poi dopo Marina Abramovic, quindi anche un'alternanza in 500 in Toscana, un'alternanza di periodi diversi, arti diverse, come è proprio nelle caratteristiche della Fondazione Strozzi. Ed è proprio anche quello, uno dei compiti della Fondazione è quello di mettere in rete i luoghi della Toscana. Vedremo poi gli ospiti, sono gli amici, sono molto contenta di poter così dialogare anche su questi sui luoghi, anche per spiegare i motivi per cui abbiamo scelto queste diverse istituzioni. Ma prima, come è tradizione, vorrei farvi percorrere rapidamente quelle che sono le sale della mostra, per avere un'idea di che cos'è, di cosa si parla, e così meglio poi si capisce quali sono state le scelte che ci hanno condotto a individuare questi 21 luoghi, queste 21 diverse tappe in Toscana. Penso che vediate. Sì. Penso che vediate e facciamo una prova. Benissimo. Ci siete? Bene, perfetto. Questa è la locandina. Questa mostra
American Art 1961-2001 era stata già pensata per questo anno, anche perché quelle che sono le date estreme, 1961 è il momento in cui Kennedy è giura da presidente, ma nel gennaio, ma alla fine dell'anno ci sono i primi elicotteri che giungono a Saigon, quindi è l'inizio della guerra del Vietnam. 2001, in gennaio giura Bush figlio, ma il 21 settembre avviene il terribile evento delle Torri Gemelle. Ed è questo, quest'anno ricorre il ventennale di questo evento drammatico. Dunque, la mostra ripercorre questi 40 anni di storia americana, anni duri, anni anche difficili, anche solo pensare a quali sono le due date estreme ce lo fa capire, ma ci permettono queste due date di raccontare quello che è nel nostro immaginario la storia di quegli anni. Certo, noi parliamo dell'arte, ma in qualche modo in filigrana si legge anche la storia. La mostra è curata da Arturo Galanzino, direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi, e Vincenzo De Bellis, che è curatore e direttore associato del Walker Art Center di Minneapolis, insieme a cui abbiamo organizzato questa mostra. È una grande mostra, più di 80 opere, oltre 50 artisti, e questa è la copertina aperta del Fuori Mostra. Il Fuori Mostra può essere ritirato gratuitamente in molti dei luoghi che sono indicate. Quello che vedete è in Toscana e poi ci sono i luoghi fiorentini. Basta chiederli, ad esempio a Palazzo Strozzi, basta chiederlo in biglietteria. Ed ecco, è un racconto quello di questa mostra che parte dall'inizio degli anni 60, con una prima sala, eccola, che in qualche modo si ricollega a quello che era la mostra precedente, quella della collezione Peggy Guggenheim. E non solo, questa prima sala, Louis Nevelson a sinistra, Mark Rothko a destra, racconta di quello che sono degli artisti ancora collegati all'Europa, un immaginario ancora europeo. In questa stessa sala, però, sulla destra, questa è una visione diversa, sulla destra c'è il nuovo, e quindi Bruce Conner, e quindi l'arte che diventa immateriale, questa sorta di questo film rimesso sotto plexiglass, e sono tutti accomunati da questi colori scuri, ma in qualche modo questo è il futuro. E questo è una sala che parla del come l'arte dopo la guerra, perché sono artisti che fra l'altro hanno vissuto in anche quello che è stato in momenti difficili, e comunque l'arte si trasferisce dall'Europa agli Stati Uniti. Ma ecco, subito dopo, ecco questo passaggio a quello che è il sogno americano, e quindi Andy Warhol, e dunque Liechtenstein. Questa è una piccola, questa immagine ci fa vedere quella che è la sala, una sala che parla di questo mondo americano, di questo sogno che viene incarnato anche da quelli che sono questi elementi, da queste sul fondo vediamo le famose scatole di Andy Warhol, quello che è appunto ciò che era l'idea del consumismo, ma anche l'idea della serialità, con temi che nonostante sembrino temi leggeri, sono temi in qualche modo che parlano anche di questo, quello che dicevo prima, un mondo difficile, un mondo duro. Sì, le Brillo Box, ma poi anche sulla destra la famosa immagine di Jackie subito prima e soprattutto subito dopo la morte di Kennedy, fra l'altro affiancata sulla sinistra a questa serie con le
che riguarda la pena di morte, la sedia elettrica, in questo modo così unico stato, cioè gli unici solo in America, la pena di morte può essere comminata attraverso la sedia elettrica, quindi una morte veramente americana, resa comunque in qualche modo con questi colori fluo, questa serialità. E al centro un altro dei temi fondamentali che si trovano già sul fondo, il tema del cibo, e come cibo, morte, ricorrono anche nell'opera di Robert Indiana, che vi invito a vedere direttamente in mostra. Una sala, e poi ce ne parlerà Carlo Sisi, perché in questo è il rapporto con il Casa Museo Ivan Bruschi di Arezzo, c'è il riferimento a Merce Cunningham. La Walker Art Center conserva tutto l'archivio di Cunningham e dunque questo tema importante dell'intermedialità, del rapporto fra i linguaggi delle arti. E dunque questa sorta di installazione. Vedrete, questa volta si entra alla mostra degli Strozzi non dalla sala abituale, che è questa, ma da un'altra, anche per avere, salendo appunto le scale, quella che è una installazione di un grande impatto visivo. E quindi Jasper Johns, e dall'altro lato, qui sulla sinistra, si vede Rauschenberg, questi artisti New Dada che hanno collaborato con Cunningham e che sono qui rappresentati con le loro opere dedicate appunto al rapporto con il balletto. E nell'altra parte della sala si vedono le opere di Ellsworth Kelly. In qualche modo è una preparazione, si vede questo artista un po' appartato, molte sue opere sono così conservate al Walker Art Center, che unisce quello che sono le forme del minimalismo ai colori della pop art in qualche modo. E serve anche come introduzione, si vede oltre il portale rinascimentale, in qualche modo l'allestimento ha escluso le forme di Palazzo Strozzi, ma rimangono questa impronta, questa splendida e elegante impronta. Ed ecco la sala del minimalismo. Queste sono quindi questo momento a partire dal 1965, sono riuniti e dunque rappresentanti questi artisti con la loro guardare a un momento nuovo, fra l'altro questo raggelarsi delle forme dopo l'espressionismo astratto, quasi in contrasto con l'espressionismo astratto, l'uso di materiali nuovi, queste forme dure, queste forme così che in qualche modo riportano anche a un distacco fra l'artista e la sua opera d'arte. Donald Judd sul fondo con le sue scatole in cui ripete una certa serialità, Flavin dall'altra parte, dall'altro lato con l'uso dei neon, e anche Frank Stella, Carl Andre e quindi Robert Morris, e dunque questi artisti che hanno dialogo, che hanno utilizzano un linguaggio assolutamente nuovo, qualcosa di questo distacco segnato certamente anche da un distacco voluto perché contemporaneamente la guerra del Vietnam in qualche modo richiede da parte degli artisti di un allontanamento da quello che è il quotidiano. Ci sono poi opere di due sale dedicate ad artisti concettuali, Bruce Nauman e John Baldessari, e poi una piccola, preziosissima, drammatica e anche commovente saletta dedicata al momento dell'AIDS, siamo a partire dal 1981, quando ci si rende conto dell'esistenza di questa malattia, contemporaneamente il presidente Reagan, e quindi c'è questo rapporto anche con la volontà di allontanare allontanare anche questo mondo, quello dell'edonismo reganiano, come lo chiamavamo in Italia, da questa presenza forte, incombente, questo dramma della pandemia. Oggi forse ce ne rendiamo anche meglio conto di che cosa ha significato, che ha cambiato molti costumi, e con opere di artisti come Mapplethorpe qui sulla sinistra e González Torres sul fondo, che richiamano artisti morti di AIDS, che richiamano questi momenti drammatici. In basso un'opera di Robert Gober, che è un sopravvissuto a questo momento, ma che ha sul
sente fortissimo questo suo, così, questo il fatto di essere sopravvissuto mentre gli altri sono morti. Sembra quasi sentire Bruce Springsteen che in Philadelphia racconta delle voci che lui ascolta di gente che ormai invece è morta. Negli anni Ottanta, e dunque un momento in cui le donne cominciano ad avere una grande importanza, quello che è quest'arte in cui l'arte delle immagini, una generazione delle immagini di artisti che si appropriano di immagini già create da altri. E dunque, forse il più noto sul fondo, Prince, ma anche, basti guardare il famoso orinatoio, cioè la fontana di Sherry Levin al centro, che evidentemente è un richiamo a Duchamp, che è il convitato di pietra in tutta la mostra. Sul lato opposto un'opera di Robert Longo che così segna anche questo momento. Ma poi gli anni 90, e col 93 viene eletto Bill Clinton, e c'è la famosa biennale al Whitney Museum, in cui vengono per la prima volta non solo artisti bianchi e uomini bianchi, ma anche rappresentanze diverse, e dunque quelli che sono le minoranze, e dunque un maggior numero anche di presenze femminili, e poi soprattutto le minoranze delle parti sottorappresentate della popolazione. E dunque opere ad esempio in questo caso in alto di Marshall e sotto di Ligon, che ricordano quello che sono i movimenti contro la discriminazione razziale. Sulla sinistra una donna, Lorna Simpson, con questa straordinaria opera dedicata a quelle che sono le capigliature, e Marshall anche sul fondo, che un'opera che ci parla della impossibilità in qualche modo per gli afroamericani, afrodiscendenti, di salire la scala del successo. Matthew Barney, che con questa una sorta di Gesamtkunstwerk, un'opera d'arte totale, un Cremaster 2 sul fondo, e questi oggetti di scena che parlano di questo film, di questo capolavoro. La mostra prosegue poi parlando di quello che è lo spostamento dell'arte da New York verso la California. Questo andare verso il West è sempre stato caratteristica dell'arte americana, e quindi questi sono artisti delle nuove generazioni, e quindi sulla destra vediamo Mark Bradford, sul fondo Catherine O'P e Kelly in primo piano, Paul McCarthy a sinistra. Dunque quello che è un nuovo, aprirsi verso nuovi linguaggi. E la mostra si chiude con Kara Walker, che non è parente del Walker, T.B. Walker, che il museo aveva fondato, ma che parla invece di quelle che sono il problema del razziali, soprattutto negli stati del sud e soprattutto prima della guerra di secessione, utilizzando la silhouette, che è questo linguaggio tipico anche del passato, già dal Settecento, ma che in questo caso è drammatico, come mostra anche questa silhouette sul fondo di questa donna afroamericana stuprata e che poi si taglia le vene. Ma l'aspetto è quello di una ballerina. Una mostra, come dicevo, dura, una mostra che racconta anche quello che è appunto la storia e l'evolversi degli Stati Uniti. Per quanto riguarda i rapporti anche con la Toscana, solo alcune opere per dire, Solowit, che ha poi avuto grandi rapporti con la Toscana, a questo solo per dare un'idea di quelle che sono le opere. Di Prato ci parlerà poi Stefano Pezzato, ma sono numerose, a cominciare dal fatto che da ragazzo ad Arezzo, in San Francisco, ha realizzato i suoi studi su Piero, su quelle che erano anche le traiettorie in Piero della Francesca, ma poi Pistoia, e ora non abbiamo nessuno di Pistoia, ma evidentemente è un centro fondamentale per l'arte contemporanea in Toscana. E a Colle di Valdelsa, appena l'anno scorso, è stato collocato nel giardino di Palazzo Pretorio quest'opera, che risaliva però al 77.
Richard Serra con il suo materiale nuovo, dicevo, in questo caso il piombo antimonio, ma che in Toscana è presente nella fattoria di Celle, anch'essa questa straordinaria collezione Gori. E Robert Morris, anche lui in Toscana è presente. Sono moltissime le opere, Pezzato ci parlerà delle opere che sono nella cattedrale di Santo Stefano a Prato, fatte appositamente, sempre per interessamento e con la mediazione di Gori, è come nel Museo dell'Opera del Duomo c'è cioè l'Opera 4 per Donatello, ma ancora a Pistoia, l'ex ospedale del Ceppo, questo nel giardino, e a Carrara il Parco della Padula, oltre naturalmente a Pistoia nella fattoria di Celle. Firenze ha avuto un ruolo importante negli anni 70, lo vediamo soprattutto grazie a Maria Gloria Bicocchi, e abbiamo anche una sala virtuale di video dedicata alle opere video. Bisogna col biglietto della mostra collegarsi, ci sono tutte le così il modo per cui potersi collegare e vedere queste opere. Ma tutti questi artisti sono stati a Firenze, tutti collegati appunto anche a Maria Gloria Bicocchi, di cui avevamo parlato molto spesso quando in occasione della mostra di Bill Viola. Ed ecco, ma anche Matthew Barney nel 99 ha presentato al Rondò di Bacco, in occasione di una delle mostre, e questo poi Carlo Sisi ci potrà specificare meglio, delle legate agli eventi della moda, aveva presentato proprio nell'anno in cui era stato realizzato, ha presentato Cremaster 2. Ed ecco, Jenny Holzer, e quindi uno dei suoi lamenti in mostra, e che nel 90, oltre ad aver rappresentato gli Stati Uniti alla Biennale, ha fatto nel 96 questa installazione alla Biennale di Firenze, Il Tempo e la Moda. Eccolo dunque, questo è in breve sia la mostra, un rapidissimo passaggio, ma ricordare ci sono altri luoghi importanti, le Gallerie degli Uffizi che accolgono opere di Rauschenberg, di Jenny Holzer, di Mapplethorpe, oppure anche quella che è la collezione Casamonti o altre. E quindi è la Toscana, che si dice sempre che sia in qualche modo refrattaria, anche se dice soprattutto di Firenze, refrattaria all'arte contemporanea, però in qualche modo, anche solo guardando questa piccola pubblicazione, in qualche modo si riesce a capire come invece non lo sia. E ecco, questi sono i luoghi fiorentini, ritornano, queste sono appunto tutte le 21 tappe della Toscana. E a questo punto cedo la parola a Carlo Sisi per parlare di quello che è la fondazione Ivan Bruschi. Grazie Ludovica, grazie a tutti per l'ospitalità e l'occasione di parlare di un luogo che è la fondazione Ivan Bruschi per l'antiquariato ed il collezionismo, che sembra, come dire, un tappeto volante rispetto a quello che ci siamo detti finora, ma se si pensa bene, una collezione come questa, che io definirei polimaterica, polisemantica, perché in realtà ha in sé una quantità straordinaria di oggetti diversi, o di oggetti che attraggono la curiosità e sensibilità diverse, non molto si discosta dal tema di cui stiamo parlando, sia una contemporaneità che accetta il caso, che accetta la possibilità di strane, singolari aggregazioni. E proprio a questo proposito, scorrendo il bel catalogo della mostra di Strozzi di cui abbiamo parlato finora, c'è una frase di John Cage pronunciata nel 1981 che dice:
lasciare spazio attorno ad ogni arte. Devo dire che è un tema che mi ha molto colpito e che trovo particolarmente attinente alle due installazioni che ospitiamo all'interno del percorso. Saprete che la collezione si trova nel cuore della città, tra l'altro al cospetto di uno dei monumenti più rilevanti dell'Arezzo romanica, la Pieve di Santa Maria, che ospita tra l'altro un capolavoro appena restaurato di Pietro Lorenzetti, e che consente alla fondazione, con le sue terrazze, di avere momenti performativi, possibilità di azione anche all'esterno, tanto più in momenti delicati come questi, così difficili nel ritrovarci insieme in ambienti chiusi. Ecco, un luogo, dicevo, che è molto aperta al dialogo. La sua centralità parla di dialogo, parla di possibilità di inclusione, e quindi il rapporto con la contemporaneità non è soltanto da intendersi come una necessità di collegare l'antico al moderno, come spesso capita di vedere, ma proprio di includere, nella parola appunto inclusivo, includere i temi della contemporaneità all'interno di un percorso, lo ribadisco, polimaterico e polisemantico. Esterno ed interno sono quindi straordinariamente complementari e consentono di aprire a temi come questo, e sono appunto i video delle performance di Merce Cunningham che sono ospitati in due luoghi del percorso. Ecco, uno è la biblioteca, vedete a sinistra il panel con il ritratto di Cunningham e la sua scheda, e in fondo il video inserito in una scheda apposita, e poi nella sala seguente l'altro video posizionato su uno dei tavoli del percorso come, diciamo così, incidenti virtuosi nel percorso del museo. Ci teniamo molto a far interagire questi temi della contemporaneità con il percorso collezionistico, proprio nel nome di questa possibilità di rendere complementari i temi e le materie. Non siamo nuovi a questi esperimenti. Grazie alla collaborazione con Palazzo Strozzi siamo riusciti ad ospitare ad Arezzo un video di Bill Viola, Tristan Ascension, che ebbe un posizionamento spettacolare nella sede strettamente contigua al muro della chiesa di San Francesco, dove Bill Viola venne ad ammirare gli affreschi di Piero della Francesca, e dall'altra una ospitalità interessantissima, quella di alcuni video che documentavano l'attività performativa di Marina Abramovic proprio in concomitanza con quella mostra fatta a Palazzo Strozzi. Quindi la Fondazione Ivan Bruschi, che è la fondazione dell'antiquariato e del collezionismo, è anche un labirinto di oggetti, un labirinto che può essere collegato in maniera molto coerente, molto piana, con le idee performative della contemporaneità. E a proposito di questo, devo sottolineare come la vita, la quotidianità museale, la quotidianità di quel dialogo interno ed esterno a cui vogliamo dare un forte sviluppo e una forte voce, porta all'interno del museo una serie di iniziative che io non voglio chiamare didattiche, ma direi iniziative di ricerca, perché ad esempio il rapporto con le scuole è un rapporto molto attivo di indagine all'interno del percorso museale, un'indagine che invita a scoprire più che non a trovare didascalie alle opere. Quindi una scoperta che viene fatta, guarda caso, in maniera performativa da giovani attori che seguono i ragazzi nella interpretazione e nella ricerca del mistero che molto spesso nascondono gli oggetti. Devo dire che il dialogo con Palazzo Strozzi, nello spirito del fuori mostra,
per la Fondazione è stato un elemento di importantissima apertura culturale, ma anche direi di socialità culturale. Un dialogo che apre le porte in quell'osmosi, vi dicevo, di interno ed esterno, che consente di comprendere come una collezione di opere antiche, dagli Etruschi fino ad arrivare all'Ottocento, è però passibile e disponibile a ospitare un dialogo che, ribadisco, è un dialogo attivo. I due video che fanno scorrere le immagini, ma anche fanno ascoltare le musiche di Cage, le musiche della contemporaneità, come dire, intervengono nel silenzio del percorso con l'idea di un improvviso caso, e questo del caso, come capite, chi arriva al secondo piano del palazzo dopo aver visto nel percorso le opere che vi dicevo, le opere archeologiche, il lapidario, le tavole di Neri di Bicci, il dipinto di Pietro Benvenuti, si ritrova proprio a fare i conti con una modernità destabilizzante, perché i video narrano di performance assolutamente casuali, e del resto Ludovica sottolineava l'allestimento della sala che a Palazzo Strozzi ospita questi video, dove campeggia la, come dire, disgregazione analitica del grande vetro di Marcel Duchamp, e certo il transito fra la Francia dell'avanguardia dell'Ottocento e poi un Novecento di ritorno all'ordine, o comunque un Novecento legato a un certo tipo di avanguardie, si ritrova poi in America a fare i conti con questi oggetti destabilizzanti. E ripeto, all'interno del silenzioso percorso della Fondazione Ivan Bruschi, inceppare in questi casi, in questa fortuita presenza, che è non soltanto di immagine, ma anche di suono, ma anche di evocazioni di oggetti trovati, di oggetti casualmente disposti, di quello spazio che si richiede, come dice John Cage, attorno ad ogni arte, ci invita ancora di più ad attivare il percorso museale, e lo facciamo molto spesso in chiave interdisciplinare, non soltanto dedicandoci alla gestualità e alla danza che riserviamo alle terrazze che avete appena visto, ma anche alla presentazione di libri, a temi del restauro, ai temi del collezionismo, ai temi dell'antiquariato, insomma in una polivalenza di possibilità e di aperture che credo sia il significato profondo della nostra partecipazione al tempo contemporaneo. Quindi non posso far altro che ringraziare Ludovica, che è lei il nostro tramite, il nostro ambasciatore, la nostra chiave di volta, per poter tradurre in maniera, come dire, concreta il dialogo tra Strozzi e la Fondazione di Arezzo. Non potete comprendere quanto queste zone cosiddette periferiche, ma che in realtà si stanno rivelando territori di forza rispetto alle difficoltà della città, ecco, proprio come queste aperture siano idee di certezza, idee di speranza, idee di progresso culturale, di approfondimento culturale, e appunto di un dialogo che va oltre le mura della città. E in questo caso funziona perfettamente il fuorimostra. Il fuorimostra non è soltanto l'antologia delle potenzialità che collegano la mostra centrale alla periferia. Il fuorimostra per me è sempre stata, come dire, aprire le braccia ad un territorio che è organico, che è ricco, che ha una fortissima potenzialità, e vi assicuro che la presenza di Strozzi all'interno della Fondazione di Arezzo è sempre stata feconda, straordinariamente feconda di potenzialità, di presenze all'interno, ve lo dico, di quel percorso silenzioso dove il caso, dove il suono, dove l'immagine
possessa di Bill Viola, di Marina Abramovic e oggi di Merce Cunningham, sono proprio dei ponti che attraversano l'immaginazione. E quindi in questo caso non posso che ringraziare Palazzo Strozzi e invitare tutti alla Fondazione Ivan Bruschi, non soltanto per rivedere i video che a Strozzi hanno una loro contestualizzazione molto organica, ma per vederli all'interno di questa situazione performativa che è, come vi dicevo, la polimatericità e il percorso singolarissimo e ricco della collezione di Ivan Bruschi. Grazie. Sì, scusate. Dunque, grazie a Carlo che ci ha così introdotto a questa bellissima collezione della collezione Bruschi, della Fondazione Bruschi, e di avere contestualizzato, come sempre in modo encomiabile, quello che è l'opera, le due opere che sono anche a Strozzi, ma che hanno un significato diverso, assumono un significato completamente diverso ad Arezzo, anche perché, come è stato anche per le mostre precedenti, queste opere in qualche modo rimane questo legame con Strozzi, ma poi acquistano una propria vita che diventa anche, che assume un corso in qualche modo differente. Quindi grazie, e a questo punto Natalia Cangi, che è la direttrice organizzativa della Fondazione dell'Archivio Diaristico Nazionale. Sono felicissima perché questa è la seconda volta che noi collaboriamo. L'altra volta era stato in occasione della mostra Nascita di una Nazione, dove si parlava del dopoguerra in Italia. E dunque è stata una splendida occasione per parlare di quello che è questo luogo magico, che racconta e che raccoglie quelli che sono i diari. In questo caso, mentre l'altro era rivolto al mondo italiano, in questo caso abbiamo invece abbiamo chiesto proprio di estrapolare una serie di diari, di racconti, di esperienze di coloro che hanno avuto invece che hanno vissuto negli Stati Uniti. Dunque grazie, perché sempre con entusiasmo Natalia accoglie quelle che sono delle idee, delle sollecitazioni, e quindi grazie infinite, le lascio la parola. Sono io a ringraziarti, Ludovica, perché questa bella opportunità ci permette di far conoscere sempre di più quello che è il piccolo museo del diario e l'archivio diaristico nazionale, come luoghi di potenziali serbatoi, giacimenti di storie, no? Ogni qualvolta riceviamo una proposta, e così ho fatto anche quando ho ricevuto la tua proposta. Prima di dire un sì, che poi è stato un sì convinto, ho interrogato quel catalogo che oggi è popolato da 9.000 persone, che sono persone di carta, alcune quali alle mie spalle, ma che, come tutte le persone che abitano questo palazzo di storie, che abitano le sale del piccolo museo del diario, trovano in questo luogo una sorta di luogo dove appunto si attua quella che per Saverio Tutino era la comunicazione interumana, no? E oggi insomma vi voglio portare dentro le sale del piccolo museo del diario. È un luogo dove il fruscio degli altri è una delle grandi emozioni che il visitatore coglie nel momento in cui entra, e io vi farò in qualche modo apprezzare il fruscio di questi 40 anni di storia americana vista dall'America, ma non solo. L'archivio è un luogo, come vi dicevo, straordinario, è nato nel 1984, e chi lo fa nascere è un giornalista che si chiama Saverio Tutino,
e che ve lo faccio vedere perché è importantissimo partire anche con delle immagini, che nel 1962, no scusate, non parto da qua, ma parto probabilmente con una scheda, vediamo. No, nemmeno. No, non ci posso credere. Abbiamo fatto la prova, era andato tutto molto bene e adesso non so dove sono le nuove immagini. Vabbè, ve lo racconto, non interrompo la mia narrazione. Nel 1962 Saverio Tutino, che all'epoca ancora non era un giornalista, ma non era, scusate, il fondatore dell'archivio, ma era un giornalista, viene mandato dall'Unità a Cuba e viene mandato a Cuba e a Cuba di fatto fotografa quella che era la crisi dei missili. E non a caso viene mandato lì ad ottobre, perché quella crisi che è conosciuta come la crisi dei missili in realtà era la crisi di ottobre, e Cuba era al centro di questa che poi sarebbe diventata, cioè già da allora veniva chiamata la guerra fredda, ma era anche al centro chiaramente di interessi diciamo così geopolitici, tra la sfida che in quegli anni era molto forte tra Stati Uniti e Unione Sovietica. E Tutino è molto giovane quando arriva a Cuba e apprezza da quel luogo quello che avviene dall'altra sponda, ma anche da Guantanamo, perché vede i Marines americani e vede i cubani così come in qualche misura si relazionano con questi altri giovani. È una rivoluzione ancora festosa quella di cui parla Tutino, anche se lui con la sua lucida e analitica capacità di intravedere mondi e anche di comprendere i motivi di quella rivoluzione, di fatto sposta tutto su un piano più politico, più analitico. L'amore tra Tutino e Cuba sarà un amore molto lungo, diciamo che ritorna qua in tempo per dare vita a questo progetto straordinario in questa parte della Toscana che solo lui poteva andare a individuare come luogo di fondazione di questo archivio, che è un po' la memoria degli italiani, ma non solo la memoria degli italiani, ma oggi è veramente un archivio aperto al mondo. E in realtà questa mostra ci dà la possibilità di raccontarlo com'era aperto al mondo anche negli anni 60, quando quella che si può definire l'emigrazione storica stava in un certo qual modo cambiando veste, quindi dal sud povero partivano ancora sì gli emigranti, partivano persone come Tommaso Bordonaro, come Calogero Di Leo, che raccontano di quel tipo di emigrazione a cui tutti siamo un po' abituati, no? a pensare, un'emigrazione dove gli italiani si ritrovavano bene o male stretti nella loro comunità o comunque dialogavano con le comunità dei più poveri, dei più derelitti, quindi portoricani, spagnoli, quelli tenuti ai margini. Ma rapidamente questa scena cambia, perché le altre storie che questo archivio straordinario ci regala sono di un'emigrazione già diversa, quella che si attesta appunto dalla metà degli anni 60, dove l'America viene vista appunto come il sogno americano, e quindi le persone partono con la speranza di vedere in questo sogno americano qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, qualcosa che possa essere in grado di migliorare l'esistenza di quella persona. Ed è curioso come ancora a partire siano soltanto gli uomini, mentre le donne avranno un ruolo, ma ce l'hanno sempre in delle forme molto particolari, e però queste partenze della metà degli anni 60 di fatto ci regalano un profilo di emigrante molto molto più incline a sposare quella cultura, quella lingua, a cercare una reale, come dire, un reale miglioramento della propria esistenza. Le donne che sono acute osservatrici sono spesso legate a dinamiche familiari, quindi sono donne che accompagnano un padre che decide di lasciare tutta la famiglia, in Italia e che di fatto porta la figlia più piccola, la 14enne, che nel 60 ritorna in Italia in tempo per innamorarsi e per ritornare con il padre, la madre, la sorella, tutti negli Stati Uniti. Bene, queste donne che lavorano,
che ritengono che Kennedy sia un presidente giovane, bello, che possa far apprezzare la politica, cosa che invece non riescono a fare i politici italiani, perché i politici italiani sono visti in eterni abiti in grisaglia, sono visti come lontani, mentre invece lì tutto è molto semplice, è un presidente bello che si fa capire, è giovane. E quindi le donne che acquisiscono un ruolo importante all'interno di questa società. E poi arrivano anche le donne che si sposano per procura, quindi quelle che vanno a raggiungere mariti che magari negli Stati Uniti stanno già facendo una carriera anche manageriale e sono accolte nel sud degli Stati Uniti, in Alabama. Non vi faccio i nomi, perché i nomi poi vi dico dove potranno essere di fatto scoperti. E quindi si scontrano con un altro dei problemi, no? Quello legato al razzismo. La nostra amica, che è una bellissima donna, che viene fermata alla frontiera perché, pensate, aveva portato gli shampoo, aveva portato le creme, e quando viene fermata ritengono che chissà che cosa potessero contenere quei flaconi. In realtà lei è una bellissima donna e quindi voleva presentarsi al marito nel modo migliore. E quando arriva gli viene dedicato anche un articolo di giornale. È veramente un fatto questo matrimonio per procura, che è del tutto singolare. Bene, ma anche in questa storia, dove lei fa vita di società, incontra chiaramente personalità e le racconta, ecco, serpeggia quella che è una degli aspetti che questi diari mettono in evidenza, il tema del razzismo. C'è un autore che dice: in America non si poteva parlare di due cose, dell'assassinio di Kennedy e del razzismo. Quindi i diari al solito mettono in evidenza questi aspetti. E poi lo scenario cambia di nuovo, un'altra volta, e questa volta cambia in modo lieve, lieto. Sono i viaggi che dalla fine degli anni 70, anni 80 del Novecento portano persone italiane negli Stati Uniti, sono i viaggi on the road e quindi c'è un tema, no, legato appunto alla scoperta, alla leggerezza, che tiene sempre comunque insieme la cultura americana, che tiene insieme il tema del razzismo, ma che tiene insieme anche i grandi spazi, le città. Il tema del cibo, della cultura, dei grandi supermercati, tiene insieme un mondo che è per lo più sconosciuto a queste donne. Queste sono donne che vanno negli Stati Uniti e che raccontano attraverso questi viaggi dei percorsi straordinari. Poi è emerso un altro tema dalla ricerca, i giovani che vanno per motivi di studio e che magari stanno negli Stati Uniti un anno, anche in questo caso stati del sud, anche in questo caso siamo nel 95, 1995, con evidente questione razziale ancora aperta, ma anche con i grandi spazi, ma anche con i grandi territori che comunque si impongono, con le tradizioni, con il festeggiamento del Natale, con il giorno del ringraziamento che viene citato in tutti i diari. Segno evidente che le persone stanno meglio, che hanno anche attraverso il racconto, il ricordo, vogliono documentarla questo loro star meglio. Influisce la letteratura, penso ad una diarista in particolare che è malata, claudicante, eppure si mette in gioco a 53 anni, fa un viaggio negli Stati Uniti, on the road, alla ricerca di quella che era la sua passione giovanile per Kerouac. E poi ci sono i cervelli in fuga in questa carrellata. I cervelli in fuga sono due laureati al Politecnico di Torino, uno se ne sta negli Stati Uniti dove lavora per un'importantissima azienda che si occupa di telecomunicazioni, l'altro se ne sta nel Regno Unito. Beh, questi due giovani si iscrivono dal 1996 al 2000 attraverso una raccolta di mail. Il primo epistolario mail che abbiamo risale al 2001, l'anno in cui arriva in archivio. Hanno una passione per il calcio, ma è tutta giocata sul filo dell'ironia. In realtà quello che il ricercatore che vive negli Stati Uniti racconta è appunto una condizione di solitudine. Ecco, siamo di nuovo quasi in una condizione di emarginazione laddove non te l'aspetti.
E poi c'è chiaramente l'11 settembre. L'11 settembre non ve lo racconto dagli Stati Uniti, ma ve lo racconto dall'Italia. L'immagine che è stata pubblicata nel Cuori Mostra è tratta da un diario, quello di Maria Pia Farnenti, come vedete un nome lo dico, e lei unisce questa capacità di scrittura non comune in questo diario, che è un diario molto molto intimo, all'altrettanto importante capacità di raccontarsi attraverso le illustrazioni, le immagini. Lo scoprirete, perché adesso vi svelerò che cosa facciamo noi per il Fuori Mostra, le scoprirete queste immagini perché sono incredibilmente interessanti. Che cosa ci raccontano i diari attraverso le immagini? E questo 11 settembre di nuovo lo racconta Saverio Tutino. Lui è in Italia, ci racconta come ha vissuto quelle ore in cui tutti siamo stati davanti alla televisione, e lui stesso, che era un giornalista, ha fatto le stesse cose che abbiamo fatto tutti noi, così come quando si vivono gli eventi collettivi, e lo racconta appunto con la sua solita capacità di analizzare i contesti, quindi unendo le sue, diciamo così, riflessioni da uomo che comunque è stato un uomo politico, anche se non ha mai praticato la politica, è stato un partigiano, un giornalista, il fondatore dell'archivio, non è mai stato un politico, ma la sua opera, forse l'opera più politica che lui poteva creare, questo vivo, no? In questo dialogo costante. Che cosa facciamo di queste voci? Ne ho dimenticata una, che però è singolare, è un'esperienza singolare, la voglio raccontare perché mi permette di parlare del Vietnam. Ecco, questa voce invece la voglio affidare a tre giovani ragazze, una aveva 19 anni, l'altra 25 e una 15, che sul finire del 68, sono tre musiciste, si chiamano Le Stars, che sul finire del 68 firmano un contratto, non sappiamo bene in quale lingua lo abbiano firmato, perché non sanno dove sono destinate. Loro tre saranno destinate in Vietnam, per l'appunto, a suonare per 3 mesi nelle basi americane. E per cui raccontano la guerra del Vietnam con questo singolare sguardo, che è uno sguardo che chiaramente riguarda i giovani che erano lì a combattere, e che inevitabilmente entrano in contatto con le nostre stanze. Questo è le grandi strade, no? Che queste storie ci mettono in evidenza. Noi dalla prima settimana d'agosto le uniremo in un video che avrà chiaramente. Parliamo di un progetto di cultura digitale, quindi avrà le voci, avrà le narrazioni, avrà le immagini, avrà i nomi anche delle persone, perché non vi ho detto i nomi, anche se le conosco una ad una queste storie, perché mi dispiace molto non essere riuscita a farvi vedere le foto che Luigi Burroni aveva scattato, che erano bellissime, e quindi rimando i nomi di tutte queste autrici e di questi autori a questo video che chiaramente noi posteremo nel canale YouTube del Piccolo Museo e dell'Archivio, nei canali social dell'Archivio, al quale poi daremo una visibilità anche all'interno della 37esima edizione del Premio Pieve, che si svolgerà dal 16 al 19 di settembre. La mostra sarà già finita, ma un pezzo di Fuori Mostra ed American Art sarà anche al Premio Pieve Saverio Tutino. E vi ringrazio moltissimo. Grazie Natalia, e grazie anche di questa bella notizia, perché il fatto che la mostra poi possa proseguire ci riempie veramente di gioia, e grazie perché il tuo racconto ha seguito praticamente quello che è l'andamento della mostra, a partire dagli anni 60, quello che sono stati poi il mondo degli anni 70 e via via. Quindi in qualche modo una chiave di lettura diversa che permette però di capire meglio quello che è il tema conduttore, e lo fa attraverso quelle che sono le vite, quelli che sono i racconti e quindi il mondo di ciascuno di queste persone. Quindi grazie davvero,
E a questo punto passo la parola a Stefano Pezzato, che è responsabile dell'area artistica e conservatore del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato, che ci parlerà di questo luogo fondamentale in Toscana per il contemporaneo. E buonasera, grazie dell'invito, dell'occasione, il Consiglio Regionale Toscana, Palazzo Strozzi. Nei 15 minuti che mi sono stati assegnati ho pensato di ripercorrere insieme sinteticamente, per forza di cose, e riportarvi, parto così con la condivisione del mio schermo, di portarvi a visitare virtualmente la presenza americana a Prato attraverso le proposte del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, che è attivo dall'88 ed è considerato il centro di riferimento regionale per le arti contemporanee, in quanto non solo ha 30 anni di storia alle spalle, ma ha collezionato, di questo parliamo, una serie di opere, tra cui alcune imprescindibili di autori americani. Molti sono nella mostra di Strozzi, altri sono stati citati come esemplari del fuori mostra, della presenza americana anche nel panorama toscano. Ovviamente gli Stati Uniti sono, dagli anni 60, comunque dal dopoguerra, punto di riferimento del mercato e delle ricerche artistiche internazionali, per cui anche un centro periferico come questo di Prato, nato per rappresentare l'avanzamento e gli sviluppi dell'arte nella nostra regione, quindi per documentare la contemporaneità, per trasmettere ai posteri quello che facciamo in questi anni, non poteva che confrontarsi con la presenza e il mito americano. E il primo autore che vi presento è Julian Schnabel, non è nella mostra di Firenze, ma è un autore importante perché giovane, aveva 39 anni, arriva a Prato, vedete, nell'89-90 con una grande personale, e rappresenta lo sviluppo della pittura nel senso americano, con formato gigante. I quadri misurano 5x5, la tela tradizionale è sostituita da teloni di camion, e all'uso dell'immagine viene associato l'inserimento della parola. Queste sono due delle opere che abbiamo in collezione. Uno è uno di questi grandi dipinti sul teloni di camion, questa pittura che ci riporta l'attenzione sulla figurazione, quasi un orizzonte marino, una proa di nave che solca questo mare, e la tela diventa quasi il simbolo di uno schermo. Schnabel non a caso di lì a poco abbandonerà la pittura per diventare uno dei massimi rappresentanti dell'arte cinematografica, quindi diventa regista. E accanto al grande telone, uno dei quadri che ha fatto diventare famoso Schnabel nei primi anni 80 è una pittura dipinta ad olio in forma tradizionale, però su cocci di piatti, su tazzine, su elementi che appartengono alla quotidianità, alla dimensione abituale, domestica di ognuno di noi. È curioso perché la figura ritratta è Sandro Chia, un pittore toscano che in quegli anni, 81-82, aveva trasferito la propria residenza e lo studio a Manhattan, nel cuore della Grande Mela, ed era una delle star del ritorno alla pittura. Lui, un rappresentante del movimento della transavanguardia, era per Julian Schnabel un pittore, un artista di riferimento. E un altro artista che ha calcato la scena a Prato, siamo nel 92, ne avete già visto un'immagine
al termine della presentazione di Ludovica Sebregondi e Vito Acconci. Vito Acconci che è passato dal body art, la sua ultima performance è stata fatta a Firenze nel 73 alla Galleria Schema e fu una performance interrotta da una spettatrice e in quel momento Acconci ha capito che si era rotto il filtro tra il performer, l'artista e il suo pubblico e quindi ha cambiato direzione passando alla scala ambientale. Vedete questi grandi reggiseni che diventano strutture per accogliere il corpo, dal corpo agito al corpo come contenitore fino alla scala architettonica e poi urbana, lo vedete nella copertina del catalogo in basso a destra, e questo camion che diventa una forma abitabile, non solo per... Questa è una delle opere che abbiamo in collezione, il primo esempio di un multibed, un letto a forma di croce che riproduce un simbolo della tradizione e dell'arte occidentale, appunto la croce cristiana, in una forma comune, quella del letto. Io lo descrivo sempre come un letto di tortura, un letto dove due persone non possono mai stare insieme realmente, e questo letto poi ha delle facce specchiate, dei lati luminosi, quindi materiali di tipo industriale con cui gli artisti cominciano a sperimentare forme di scultura che si avvicinano già all'architettura. Subito dopo un artista che è nella mostra di Strozzi, un artista molto importante, Barbara Kruger, ha vinto il Leone d'Oro alla Carriera alla Biennale di Venezia, invitata anche qui per un fuori mostra, la mostra si intitolava Inside Out e portava il museo verso la città, quindi fuori dal contenitore espositivo, interferire e allacciare un legame, cercare un contatto visivo ma anche testuale, come vedete con questo slogan. Lei viene dalla grafica, è stata per molti anni l'art director di Condé Nast, quindi ha nel suo DNA il riferimento della pubblicità, dello slogan, di un'arte che parla direttamente il linguaggio della strada, e qui lo fa con un testo che è molto esistenziale, che ha riferimenti all'industria tessile pratese, e questa fabbrica stava davanti al museo, adesso è completamente trasformata, qui davanti ora passa una strada. Diciamo che questa arte documenta e testimonia anche la trasformazione rapida che il nostro ambiente urbano, il nostro contesto di lavoro e di vita sta subendo nel corso degli anni. Allo stesso modo è stato citato già da Ludovica Sebregondi la figura fondamentale di Sogliuit, uno dei teorici della conceptual art, già protagonista della stagione della minimal art, qui con un'opera degli anni 90, un wall drawing, appunto ispirato a lui, che per anni ha avuto uno studio a Spoleto, alla pittura murale del centro Italia, ai grandi cicli di affreschi dell'Umbria, tradotti in questa forma, che è una forma armonica, minimal, di rettangoli di colore, in un grande fregio che contorna in forma originaria un ambiente, quello dell'accoglienza, allora era la reception del Museo Pecci al piano terra, e poi subito dopo un progetto del 97, lo vedete in alto a destra, e vi faccio vedere anche il modello, come prima vi facevo vedere il disegno originale, perché nel caso di Sogliuit è il progetto, è l'idea che costituisce l'opera. L'esecuzione è sostituibile, è modificabile. Noi, il Regular Tower, che è stata realizzata nel 98,
contrassegnava la presenza, l'apertura per la prima volta di uno spazio dedicato alla collezione al Museo Peci a Prato, e stiamo pensando di ricollocarlo da un'altra parte, davanti alla città. In questo momento è visibile nella forma che vi mostro. È interessante perché questa ziggurat fatta di mattoncini, di moduli, di cemento, di parallelepipedi di cemento, richiama molto l'immaginario ovviamente dei grattacieli statunitensi, ma anche dell'equalizzatore, quindi anche ancora uno strumento musicale. Spesso artisti come Seduc sono confrontati con altri autori della musica. Ho voluto inserire anche Robert Mapplethorpe, perché per quanto riguarda la fotografia credo sia uno dei più celebrati e anche uno dei più famosi autori, uno di quelli che dagli anni 80 e poi negli anni 90 ha di fatto sdoganato la fotografia come arte tout court, fa parte della generazione del picture generation. E qui, come ricordava Ludovica prima, il tema della morte, la stagione dell'AIDS è molto presente con questo Memento Mori, sia il fiore sia il teschio sono alcuni dei soggetti prediletti da Mapplethorpe, perché al Peci appunto tra il 93 e il 94 ha esposto in una grande retrospettiva, l'artista era già morto. Mi piace citare anche il curatore che era Germano Celant, che è scomparso da poco, perché è stato forse il vero tramite per tutti noi che ci occupiamo di arte contemporanea. In particolare lui, senior curator del Guggenheim di New York, ha fatto da promotore dell'arte italiana in America e da facilitatore e mediatore dell'arte americana qui in Italia. Era anche tra l'altro il curatore della Biennale Arte e Moda, che è stata citata prima da Ludovica, prima Biennale della Moda di Firenze del 96. Non potevo esimermi dal citare Bill Viola, che è stato uno dei coadiuvatori, degli assistenti di Maria Gloria Bicocchi per la stagione sperimentale di Arte Ips 22. Lui faceva il tecnico, era un esordiente del video, della videoarte, che era un'arte allora che stava prendendo piede. Nel 95 ha rappresentato il padiglione americano alla Biennale di Venezia, ha presentato questo incontro con Pontormo, incontro che il Centro Peci ha avuto il piacere e l'onore di realizzare dal vivo nel 2001, invitando Bill Viola a presentare The Greeting accanto all'originale che sta a Carmignano, a pochi passi da Prato, e lì Bill Viola ha confessato di non avere mai visto l'originale dal vivo, nonostante sia stato a Firenze per anni. Aveva e si era ispirato al quadro di Pontormo da un libro che aveva trovato in California, dove lui viveva. Bill Viola è stato poi protagonista della grande mostra a Palazzo Strozzi nel 2014, e il quadro di Pontormo è stato restaurato in quell'occasione, esposto accanto al video nella mostra, e poi tornato a Carmignano, dove grazie anche all'intercessione di Palazzo Strozzi abbiamo riportato per una seconda volta The Greeting, e questa volta nello spazio d'arte Alberto Moretti, che è stato il fondatore e l'animatore di Galleria Schema, che vi ho citato poc'anzi per Vito Acconci. Nel nostro archivio abbiamo una biblioteca che vi invito a consultare, a visitare, un archivio oltre di opere anche di documenti molto importanti. La presenza di Bill Viola è documentata anche tra gli artisti del 75 di Zona, un collettivo che insieme a poeti visivi, ad architetti radicali, presentava anche artisti sperimentali come appunto Bill Viola nel campo del video. E siamo quasi alla conclusione. Robert Morris è con Salute
uno degli autori fondamentali per chi si avvicina alla minimal art. Vedete una immagine del Portal Mirror sull'installazione minimalista con un posto di travi di legno e quattro grandi specchi agli angoli. E abbiamo invitato nel 2005 a realizzare una grande mostra prevalentemente incentrata su blind time drawing, su una serie di disegni realizzati e concepiti al buio in forma cieca da Morris e da altri suoi coadiuvatori. Ho inserito anche un feltro che è parte della nostra raccolta, è un feltro del 93, un feltro di tipo industriale e simile, seppure più piccolo, al bellissimo feltro che è in mostra a Palazzo Strozzi del Walker Art Center. È un feltro che è stato realizzato a Prato, viene da una collezione privata, in occasione della commissione che Giuliano Gori ha fatto dei grandi feltri che si trovano alla Fattoria di Celle, che invito senz'altro a visitare. Nel caso del feltro, Morris passa da una poetica di tipo minimalista, industriale, ha una concezione di tipo processuale. L'autore si ritrae ed è la forma stessa e la materia stessa di cui si compone l'opera a generare il suo aspetto. E l'artista ovviamente decide il tipo di taglio, questo esoscheletro però prende forma, si genera dalla sospensione del feltro alla parete. È quasi un'opera che si crea senza la presenza o al di là della volontà del suo autore. E qui questa straordinaria commissione fatta dal Vescovo di Prato attraverso l'intercessione di Giuliano Gori, che è un grande collezionista di arte ambientale e uno dei fondatori del Centro Peci, è un grande amico e sodale degli artisti, ha convinto Morris a proporre e il Vescovo di Prato ad accogliere, a realizzare tutto l'apparato liturgico del Duomo di Prato. Vedete nel momento 2000-2001 in cui si stavano restaurando gli affreschi di Filippino Lippi, il grande ciclo d'affreschi che connota la Cattedrale di Santo Stefano, che dal 2001 ha anche si caratterizza per questa presenza eccezionale del lambone, dell'altare. Lambone che è questo saio da francescano, cattedrale francescana, che diventa il luogo, il pulpito da cui si celebra la messa, l'altare, che è un altare minimalista, creato in alabastro, che è retroilluminato, la luce sta all'interno, quindi è un'apparizione nel contesto storico in cui si trova, e questo grande candelabro che mescola i due elementi, mentre i quattro per Donatello, che sono un omaggio di Bob Morris, la presenza di Donatello nel pulpito con Michelozzo all'esterno del Duomo, trasforma e aggiorna un vecchio progetto minimalista degli anni 60 in questi cubi che diventano tronchi di piramide, sono squattered, si alterano, sono dei cubi alterati e sono quattro elementi che danzano, che si stagliano all'interno di questo contesto magnifico del Duomo romanico pratese. E, accanto a Robert Morris mi piace citare la mostra che abbiamo attualmente al Centro Pece, dedicato a Simone Forti, che è un artista, è stata la compagna di Robert Morris per molti anni, è un'artista straordinaria perché in dialogo con Robert Morris e insieme a Merce Cunningham, che è stato citato prima dal professor Sisi, e
ci sono gli artisti che hanno introdotto il linguaggio del corpo tra i vari linguaggi, quello della performance, tra le arti, tra le arti visive, sono le arti dell'happening e del teatro che si mescolano e invadono il campo della pittura, della scultura, dell'installazione. Quindi è un'arte che esce dall'ambito tradizionale e si pone come uno degli elementi del dialogo con il pubblico, e poi il corpo riguarda ciascuno di noi. Simone Forte ha origini evidentemente toscane, è nata a Firenze, la sua famiglia era una famiglia industriale di Prato, è dovuta scappare nel 1938 con la famiglia in California, e da lì ha avuto l'occasione di fare una carriera molto importante, che l'ha portata a calcare la scena internazionale. È tornata diverse volte in Toscana dopo una prima mostra a Milano, questa è la prima grande mostra museale italiana, e quindi dopo Robert Morris ci piace anche porre l'attenzione su Simone Forte, su questa figura chiave dell'arte di origine toscana che si è affermata in America. È visibile fino alla fine di agosto del 21 in occasione della mostra, che include video delle performance vecchie e nuove, vecchie e più recenti degli anni 80 e 90, disegni, installazioni. Sono anche riattivate settimanalmente giovedì sera le performance dell'artista. Chiudo con un altro piccolo pezzo della nostra raccolta, che ricordo è patrimonio della Toscana, è patrimonio pubblico, sia temporaneo sia permanente. L'icona della mostra di Palazzo Strozzi è in piccolo, in una versione singola, la Jacqueline di Andy Warhol, fa parte della raccolta di Prato. Oltre a lavorare con gli artisti viventi, abbiamo anche dei fondi come questo, raccolti per merito della passione di alcuni collezionisti. Alessandro Grassi è un altro degli industriali di origine toscana che ha lasciato ai suoi eredi, che poi hanno concesso un comodato a lungo termine al Centro Peci. Abbiamo quindi l'icona tragica della Jacqueline, che è quasi una Madonna contemporanea. Questa è la foto della copertina di Life di Jacqueline Kennedy al funerale del marito dopo l'omicidio del 63. E accanto invece un'anticona, questa Modern Shit, l'equivalente pittorico della merda d'artista del nostro Piero Manzoni, se volete, un quadro iperrealista che pone l'attenzione sull'oggetto più triviale e più banale che è il nostro escremento. E è un po' una presa in giro del fatto che molti dei visitatori, del pubblico, diciamo, l'arte contemporanea non è facilmente comprensibile. Che cosa è più diretto e di più comprensibile di queste icone? È per dire che non bisogna mai avere timore reverenziale nei confronti dell'arte, bisogna semplicemente avere la curiosità e provare ad avvicinarsi. L'opera Modern City di Neil Jenny è veramente un'opera molto divertente in realtà. E poi qui altri due campioni, tra le 40 opere che abbiamo della collezione di Alessandro Grassi, che è un collezionista che ha raccolto molto sulle due sponde dell'oceano, l'arte italiana in primis. Lui è stato uno dei sostenitori della transavanguardia di cui abbiamo parlato prima con Cucchi, è stato uno dei collezionisti di Schnabel, della Kruger, di Mapplethorpe, e poi anche di questi autori. William Eggleston è uno dei campioni della street photography, dell'affermazione della fotografia a colori. Per decenni la fotografia è stata considerata come la fotografia documentale, però in bianco e nero, la fotografia della tradizione classica. Mapplethorpe, una casa fotografa prevalentemente in bianco e nero, che è l'autore forse più classico. Qui abbiamo la versione pop trasferita in foto di strada, è appunto William Eggleston insieme a Stephen Shore, uno dei massimi autori celebrati dai grandi musei americani già
gli anni 70 e primi 80, poi Alex Katz che traduce la, la tradizione pop di Andy Warhol in un'altra tipologia del ritratto pittorico che diventa quasi fumetto, seppure siano opere di grandissimo formato, si arriva quasi ai 4 metri di lunghezza. Direi che questa è una piccola panoramica, ma l'invito ovviamente di venire a seguire il museo. Le opere vengono esposte a rotazione, queste della collezione, però abbiamo sempre mostre, eventi, concerti, attività che riguardano le collezioni. L'arte americana sta tra di noi, avete visto il Soluit, sono opere permanenti, il Robert Morris sta addirittura nella cattedrale di Prato, e quindi l'invito, oltre a visitare senz'altro la mostra di Palazzo Strozzi, anche quella di venire a visitarci al Museo Becci. Grazie dell'ascolto. Grazie Stefano Pezzato, così ci ha dato veramente un quadro esaustivo di quella che è la collezione del Centro Becci e anche delle varie mostre che sono state organizzate, quindi evidentemente luogo fondamentale per l'arte contemporanea in Toscana. A questo punto vorrei ringraziare tutti, perché in qualche modo mi sembra sia stato dato un po' l'idea di che cosa sia il Fuori Mostra, quale sia il suo significato e questa sua capacità in qualche modo di mettere anche in rete tutti questi luoghi della Toscana in un modo nuovo, questo l'avevamo detto prima con Kate, è un nuovo modo di presentare, ma in un modo molto più sentito, perché ciascuno racconta quello che è la propria istituzione. Quindi grazie a Katia Ferri, grazie alla Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo, e allora speriamo alla prossima mostra di poter ripetere. Grazie. Grazie a tutti, davvero vi invito a passare in biblioteca per prendere appunto il Fuori Mostra, lo trovate nelle sale, lo trovate al bancone. L'invito è naturalmente di andare a visitare la mostra Palazzo Strozzi, la mostra chiamiamola diffusa su tutto il territorio regionale. Grazie di essere stati con noi, mille grazie ai nostri ospiti che sono stati davvero splendidi, avete arricchito davvero il nostro pomeriggio. Grazie, alla prossima.